Ciao, allora, sono Iva e scusate questa assenza molto prolungata, ma tra un po' più di una settimana è il gran giorno. Mi sposo con Alex, ecco chi se no. Questo matrimonio è stato peggio dei promessi sposi. Mi sento in dovere di fare questo video perché voglio spiegare la mia assenza prolungata. Un piccolo appunto, il video che vedete prima era per completare un articolo su Fashion. L'ho dovuto rendere pubblico, volevo renderlo privato, ma no, poi non mi visualizzava l'anteprima del video nel blog, non lo so perché, quindi l'ho dovuto rendere pubblico. Non parlo, non dico nulla, scusate. Ma insomma sono un po' così. Ecco, ho spiegato insomma il coso del video di prima. Metterò magari il link all'articolo così capite bene come ho avuto il prodotto. Mi è stato regalato dalla mia amica, quindi nessuna marchetta. E dicevo, 2 mesi di assenza, il matrimonio è stato peggio dei promessi sposi. Praticamente. Sono tipo praticamente poche settimane adesso, diciamo che su per giù, neanche un mese prima del matrimonio ho avuto l'ok per appunto per il rito religioso. Ci sono stati problemi con il comune qui a Barcellona. Io non sto a Barcellona, sto vicino a Barcellona. Comunque ci sono stati problemi, diciamo, con lo stato spagnolo, perché anche se io sono europea, italiana, comunità europea, mi trattano da straniera. Quindi mi hanno chiesto un botto di documenti. E qui in Spagna i documenti per il matrimonio durano un anno. A Roma, non so se è tutta Italia così, però a Roma durano invece solamente 6 mesi. E quindi a Roma volevano documenti di Alex. Tutto è nato perché ci mancava la capacità matrimoniale di Alex. Sono andata a chiederla al comune e mi hanno detto: ah, allora devi fare questo e questo e questo. Era a fine gennaio. E io ho detto: no, scusi, non ha capito. Io voglio la capacità matrimoniale di Alex. No? Non voglio sposarmi qui in comune. Perché lei mi diceva: devo aprire tutto quanto, diciamo, l'espediente. Io non so se questa parola esiste in italiano, però voi capitemi. Io devo aprire tutte quante, diciamo, le pratiche per sposarmi in comune qui. Poi, una volta arrivato, ho avuto tutti quanti i fogli, tra cui la capacità matrimoniale dello spagnolito. Io avrei dovuto disdire il matrimonio in comune qui per potermi poi sposare in Italia. Una volta fatto il rito concordatario, si dice, soffusa ormai, praticamente avrebbero, quando una volta tornata qui, perché noi viviamo qui, avrei dovuto ricominciare tutto da capo per registrare il matrimonio in Spagna. C'è una ragazza che è dello stesso paesello dove mi sposo, che è sposata anche lei con uno di Barcellona, vive qui. E io l'ho chiamata e lei mi ha detto che praticamente per registrare il matrimonio ci hanno messo più di un anno, cioè loro adesso hanno un bambino e tutto quanto, e cioè poco tempo prima che io la chiamassi gli era arrivata la conferma che avevano registrato sto matrimonio. Quindi viva la burocrazia spagnola! E tanto bravi per certe cose, per altre sono proprio frane. Quindi così, questa gli ho spiegato che a me non interessava sposarmi qui. Lei mi ha detto: la procedura è questa, ho fatto va bene. Noi ci sposiamo a maggio. Lei mi ha detto: ah, allora no, non ti sposi. Ho fatto come scusi, non mi sposo. Mi ha detto: certo, perché ci sono almeno 4 mesi di distanza, ci devono essere. Per un paio di giorni non rientravo nella data. E quindi non ti puoi sposare a maggio. Ho fatto no, scusi, ma qua c'è qualcosa che non va, se io ti porto i documenti, 4 mesi di che? No, così, cosa? Insomma, c'è stato un po'. Ci ho parlato molto tranquillamente fino a che lei mi ha detto: beh, che ti frega, non ti sposi, tanto che ti sposi a fare. E lì ci sono rimasta malissimo.
Poi grazie ai miei genitori che mi hanno educato bene, comunque non ho risposto e grazie anche alla pazienza infinita che ho mi sono trattenuta perché c'era un'altra persona lì e a quella gli spaccava la faccia, io ve lo dico, perché quando una persona ti dice beh che ti frega che ti sposi tanto, perché poi noi dobbiamo fare un'intervista per vedere se questo è un matrimonio per interesse o per amore. Interesse di che? Cioè, io sono italiana, sono europea, che mi frega di averci la cittadinanza spagnola? Niente. Cioè, non la voglio. Non è che dice che ne so, la green card. Capisco. Cioè, ma la Spagna che sta peggio dell'Italia, mo come mo. Ma a me che mi frega se è spagnola? Quindi sono uscita da là, ho chiamato mio padre, urlavo, piangevo. Ci sono stati attimo di puro panico che era saltato il matrimonio, praticamente tutto annullato. A data da destinare, non si sapeva, però noi avevamo già le fedi con la data, il ristorante, la chiesa, il viaggio di nozze, tutto, c'avevamo tutto. È stata una trambata allucinante. Giulia e Chiara, Chiari ho detto, Chiara, Caiucai e Giuneralia, la stessa sera che mi hanno detto che avevano annullato il matrimonio, mi hanno telefonato tutte e due, abbiamo fatto una videoconferenza, e loro che cercavano di tirarmi su, io che piangevo proprio disperata. Cioè uno se vuole sposare perché basta, perché... Oh, vabbè, quindi così. Alla fine siamo andati, abbiamo trovato diciamo un escamotage, siamo andati a parlare con il parroco in Italia, a Roma. Siamo dovuti andare al vicariato, abbiamo fatto diversi giri, alla fine ci hanno dato questo istanza, non lo so se si dice in italiano istanza o spagnolo, comunque. E il nulla osta poi di qua, di là, alla fine facciamo solamente il rito religioso in Italia. E il rito civile si farà con i tempi spagnoli. Io vi dico solo che sono andata a prenotare la data del rito civile a febbraio e me l'hanno data a ottobre. Vabbè, cose assurde. No, 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 no. Vabbè. Sono andata in Italia la fine settimana scorsa, insomma, sono tornata mercoledì sera. Perché praticamente finalmente era pronta la mia capacità matrimoniale, ho speso un fottio di soldi in traduzioni, di qua, di là, viaggi all'ultimo che è compagnia low cost ma de che, un casino. Alla fine ho avuto questa capacità matrimoniale, ieri siamo andati a consegnare tutti i documenti e il 26 luglio ci hanno... Dovremmo andare a fare, non so se solo se l'intervista o direttamente firmiamo e ci danno l'ok per potersi sposare in comune. Sto diventata scema, io ve lo dico. Cioè, dopo tutto quello che è successo, sinceramente, il nervosismo, la gioia, l'ansia di sposarmi, io non ce l'ho. A me me l'hanno proprio tolta. Io, boh. Sicuramente sarò emozionatissima quel giorno perché è normale, però... No. No, adesso c'è... Praticamente Alex è la sposa isterica Alex, non sono io. Io già ho tutto organizzato, mi manca solamente la valigia per il viaggio di nozze e siamo a posto. Più che non vedere l'ora di sposarmi, io non vedo l'ora di andarmene in viaggio di nozze. E niente, quindi questo è tutto, è tutta la storia, insomma, di questi mesi. C'è una foto del Cosmo Prof che Giulia ha messo, adesso non ricordo se sul profilo privato o sulla pagina, in cui io sto al telefono e ho una faccia proprio funerea perché mio padre mi stava dicendo non so cosa, che non andava bene neanche, perché poi ci si è messo pure il comune di Roma.
quindi ero proprio allegra, volevo ammazzare tutti. Infatti non lo so come ho resistito quel giorno senza piani, senza niente di niente. Grande. Ecco, questo, ecco, volevo spiegare bene perché la mia assenza, perché scrivo solamente ogni tanto su Facebook, sulla paginetta e basta. Proprio non c'ho le forze. Caricherò video che io avevo già fatto, che sono lì pronti, che io però non avevo mai caricato perché non ero mai stata sicura di sì, è fatto bene, no, non lo so, boh. Li programmo e li carico durante questo tempo. Se vedete qualche video strano, tipo aggiornamenti dal viaggio di nozze, è per i miei più che altro, però comunque, vabbè. E basta. Sto bene. Sto bene, tra poco più di una settimana mi sposo e basta. Basta. Ciao ragazzi. Grazie comunque per aver capito la mia assenza. Ciao ciao.